Giornata di sopralluoghi stamani per il sindaco di Pescara Carlo Masci in alcuni dei cantieri aperti in città alla vigilia della sospensione per il Ferragosto. Qui siamo su Corso Vittorio Emanuele, dove è quasi completata la nuova pavimentazione. Dal 21 agosto si riprenderà sul secondo tratto fino a via Genova. Così Corso Vittorio Emanuele ha assunto un altro aspetto. Fino a qualche tempo fa c'erano dei crateri e oggi c'è una bellissima pavimentazione in asfalto, ma curata anche nei minimi particolari e dovrà essere ancora migliorata. Avevamo detto che i lavori sarebbero stati fatti in 2 settimane, abbiamo rispettato perfettamente la tempistica. Domani apriremo i passaggi pedonali in modo che le due parti del corso pedonale possano comunicare fra loro. Devo dire che io ho fatto il giro anche delle attività commerciali, i titolari mi hanno detto che non hanno avuto nessun problema e questo a noi interessava molto. 2 settimane e oggi c'è un altro Corso Vittorio Emanuele. Dal 21 agosto riprenderemo con il tratto che va da Via Emilia a Via Genova, come avevamo concordato, e finiremo anche questo tratto in tempi brevissimi, in modo tale che quando riapriranno le scuole il corso sarà perfettamente agibile e nuovo. Io sto facendo il giro di tutti i cantieri, adesso mi recherò in altre zone della città per controllare i lavori che si stanno facendo in questo periodo, perché le imprese continuano a lavorare anche ad agosto, glielo abbiamo chiesto, lo stanno facendo, tutti quanti stanno collaborando per una Pescara più bella.